Stefano Graziano, consigliere regionale, ha approvato il piano sociale dell'ambito questa mattina a Teano con un po' di difficoltà? Sì, l'abbiamo visto che insomma l'hanno approvato, è stata una cosa positiva a mio avviso perché riparte l'ambito, che è un dato molto importante soprattutto sul sociosanitario per il sostegno alle persone più indigenti, alle persone disabili, quelle che hanno più difficoltà, e quindi dare forza a un territorio che già di per sé ha anche una grande difficoltà essendo abbastanza parcellizzato. Ospedale di Teano, siamo davanti a una struttura che è una delle poche in Campania ad avere tutte le certificazioni, eppure è qualcosa di, che non funziona più come un ospedale. Sì, in realtà questo già da molto tempo in realtà non è più un ospedale come tutti sanno. Adesso stiamo lavorando per vedere come utilizzare e riutilizzare una struttura di questo tipo, che è una struttura molto bella, che ha però una forza importante e che a mio avviso la città tiene molto e che giustamente noi dobbiamo fare in modo per renderlo il più possibile aperto al cittadino. È nato un comitato che si propone di lavorare per ottenere un implemento dei servizi qui in questa struttura. Può promettere qualcosa a questo comitato? Infatti stiamo lavorando per capire come poter ampliare i servizi rispetto al dato attuale, quindi questo è il lavoro che facciamo, l'impegno mio è che lo farò perché ci credo e penso che dobbiamo lavorare in questa direzione. Dino D'Andrea, sindaco di Teano, oggi un importante passo avanti nell'erogazione dei servizi in favore dei più deboli. Bellissima giornata perché viene approvato dall'ambito C03 il piano di zona che ci consente di ripartire con i servizi fondamentali ed essenziali per i diversamente abili, quali i trasporti, l'assistenza domiciliare. Poi andremo nello specifico perché non solo abbiamo approvato il piano di zona con la alla presenza dell'onorevole Graziano che è venuto in comitato Presidente della Quinta Commissione Sanità, ma la cosa più importante è che noi abbiamo liberato circa 1,5 milioni di risorse comunitarie, di progetti comunitari dedicati agli anziani e ai bambini. Oggi è veramente un bel giorno perché programmiamo l'attività da paese civile con fondi e grazie all'aiuto della Regione Campania, in particolare dell'onorevole Graziano. L'ambito sociale di Teano ha sempre difficoltà finanziarie perché alcuni comuni non rispettano i pagamenti. Sotto questo aspetto? 8 giorni ci sarà un piano di rientro da parte di tutti i comuni impegnati sia alla presenza della Regione Campania a sanare questo debito che genera un deficit al comune di Teano. Quello più grande è Sessa Aurunca? Sì, abbiamo parlato, c'era anche l'avvocato Sasso, sindaco di Sessa Aurunca, si è mostrato disponibile ad una mediazione. Già domani i tecnici dell'ufficio di piano con l'assessore Balbo e la consigliera De Monaco andranno a Sessa Aurunca per stilare un piano di rientro, tutto a vantaggio chiaramente dei servizi che quest'ambito comincerà ad erogare. Perché questa visita all'ospedale? Perché innanzitutto sono medico, mi occupo di sanità, l'ospedale di comunità è una chicca, è una ciliegina sulla torta di questo distretto, ma c'è la problematica di due sale operatorie che un tempo erano moderne e dove hanno scritto una bruttissima pagina di mala politica e di mala sanità, in quanto quelle due sale operatorie non sono mai andate a regime. Ho chiesto al servizio tecnico dell'ASL, in particolare all'architetto Magnetta e all'ingegnere Aceti, insieme alla quinta commissione, di stilare un progetto per partire da Teano con dei surgery che vada a riqualificare quelle due sale operatorie, per cancellare una pagina di mala politica e mala sanità ed aprire invece una bella pagina di buona sanità. Gloria Napoletano, una cittadina di Teano, componente del comitato. È un comitato cittadino, sanità, Sidicina, cioè noi vogliamo, il nostro intento non è quello di far riaprire l'ospedale perché abbiamo capito che non è possibile e i cittadini lo devono sapere, il nostro intento è di aumentare qualche servizio che già c'è e di farlo funzionare, perché attualmente anche l'ospedale di comunità
da quello che ho sentito non è che funziona granché. Quindi c'è un ospedale di comunità che deve funzionare e ci sono altri servizi che devono essere messi a regime. Il nostro sindaco, intervistato da noi, ci ha detto che stanno lavorando per avere altri servizi e noi lo vogliamo supportare. Noi non siamo in contrasto con nessuno, non vogliamo fare recriminazione per quello che è accaduto, no, niente. Vogliamo solo che i cittadini possano usufruire di alcuni servizi che già ci sono. Quanti siete? Per il momento siamo 5, però siccome siamo nati neanche un mese. Neonati, bravo. E quindi speriamo, abbiamo fatto una piccola assemblea, hanno partecipato 40-50 persone e c'è stata qualche adesione, ne faremo un'altra per coinvolgere anche poi tutti i cittadini, perché non ancora tutti sanno di questo comitato. Questo è il nostro intento, semplice, siamo persone semplici, normali, che ci tengono al proprio paese, basta. In bocca al lupo. Non abbiamo idee, cioè abbiamo le nostre idee politiche, però ognuno le ha messe da parte per questo comitato.